Se c'è una cosa per cui gli Stati Uniti sono perfetti, sono i road trip, i viaggi in macchina. Quello più famoso, il coast to coast, ma ce ne sono tanti altri che ci si possono inventare. Prendete per esempio uno stato come il Texas, gigantesco, tantissime opzioni. Attenzione però, perché i road trip sono spesso un'avventura. E allora in questo video voglio raccontarvi cosa non bisogna fare durante un road trip negli Stati Uniti d'America. E comunque tranquilli, non vi dirò le solite cose. Siete nel deserto, portatevi una bottiglia d'acqua e tante scorte di acqua. Andiamo al sodo. Andiamo alle cose pratiche. La prima cosa che voglio raccomandare è quella di non dare nell'occhio. Mi spiego, durante questi viaggi passerete probabilmente in località remote, ma anche in piccoli paesi. In questi piccoli paesi la polizia c'è sempre e magari non succedono molte cose in questi paesi. Voi magari sottovalutate, ma fate un'infrazione, non vi fermate uno stop, la polizia è lì. Vi vede, vi segue e vi ferma. Non dovete temere nulla, ci mancherebbe, ma sono comunque situazioni che è meglio evitare. Per quali motivi? Magari avete la targa di un altro stato, magari non parlate bene inglese, magari siete in una zona degli Stati Uniti che ha alcune tensioni dal punto di vista della criminalità, piuttosto che quelle vicino al confine. Quelle case laggiù sono Messico. In questi casi, una persona che non parla chiaramente l'inglese, che non ha nemmeno la patente americana, può suscitare qualche sospetto nelle persone delle forze dell'ordine, le quali sono comunque di default obbligate a, essere curiose e a indagare. Tenete conto che poi molti americani, specialmente quelli che vivono nelle zone rurali, non sono mai stati al di fuori degli Stati Uniti, quindi molti è anche possibile che non abbiano mai visto una persona straniera e allo stesso tempo molti americani non hanno nemmeno il passaporto. Questo per dirvi che potreste interfacciarvi con persone molto particolari. A mio avviso sono situazioni che è meglio evitare. Seconda raccomandazione, se vi ferma la polizia durante un road trip, non agitatevi. Faranno però delle domande che vi renderanno un po' uncomfortable, no? Perché vi chiederanno per esempio se possedete, se avete un'arma con voi, cosa che probabilmente voi nemmeno in Italia possedete e quindi vi sembrerà una domanda bizzarra. Un'altra cosa che è possibile, vi chiederanno di scendere dal veicolo. Anche questa è una cosa che può magari innervosire, specie in un paese dove voi non vivete e non conoscete nessuno. Vi chiederanno anche magari di ispezionare il veicolo e quindi vi faranno molte domande. Per esempio, una volta mi è successo in una città in Texas che sono stato fermato. Mi ha chiesto di dare un'occhiata alla macchina, non c'è un problema, gli ho detto. Poi mi fa, tutto ok, ma perché possiede una shovel, cioè una vanga nel baule? La storia è questa, io vivevo in Minnesota, vivevo nel New York. La prima cosa che mi è stata detta di fare quando ho comprato una macchina e vivevo in quelle zone è di comprare una shovel per la neve. Ora io sono trasferito in Texas e non ho mai avuto un, diciamo, luogo, una cantina nella mia casa dove poter contenere queste cose, quindi l'ho semplicemente lasciata dove è sempre stata, nel baule. Quando gli ho raccontato questa storia, l'ufficiale si è messo a ridere, ma poi però mi ha spiegato il motivo della sua domanda. Il motivo era: no, perché sai, in questa zona remota, eravamo in Texas, qualcuno commette degli omicidi in città più grandi e viene in questa zona remota a seppellire il cadavere. In quel momento mi si è gelato un po' il sangue al solo pensiero. Continuavo a chiedermi: ma sono in un film? Perché queste sono cose da film? O sta succedendo davvero? Ecco, io in queste situazioni sono sempre stato tranquillo, ma sono uno che vive negli Stati Uniti da anni, conosce le regole, conosce come la polizia si comporta, parlo la lingua. Magari chi non è nella stessa situazione potrebbe un momento spaventarsi. Poiché parliamo di road trip, vi ho preparato una sorpresa speciale. Ho creato una mini guida ai 5 itinerari da non perdere negli Stati Uniti. Troverete il link nella descrizione del video. Scaricatelo e lasciatevi ispirare da questa guida per pianificare il vostro prossimo road trip americano. Per identificare gli itinerari, mi sono fatto aiutare dalla mia amica Laura, che organizza da anni viaggi negli Stati Uniti per famiglie, gruppi di amici o anche individuali. Qui siamo alle cascate del Niagara qualche anno fa, quando ho avuto la fortuna di partecipare a uno dei viaggi da lei organizzati. E ora torniamo on the road con il prossimo consiglio. Altra cosa, non entrate mai nelle proprietà private. Allora, andrete lungo strade panoramiche, anche quelle tutte dritte, no? Così, che magari in Italia non ci sono e sono dritte per decine di miglia. E vedete che ci sono degli ingressi, delle strade laterali, strade private. Non entrateci mai, perché spesso sono strade private o comunque che conducono alla casa di una persona. E se questa persona vi vede entrare, magari vede un veicolo che non conosce, intanto siete arrestabili, vi possono arrestare, soprattutto in stati come il Texas, dove la proprietà privata è sacra. E allo stesso tempo, lo sapete, in America molte persone, specie quelle che vivono in zone isolate, possiedono armi.
Quindi evitate queste cose, evitate di entrare in queste zone, fate una foto fuori dalla strada principale se volete e poi andate via. Potete invece entrare nei casi in cui ci sia la chiara indicazione di esercizi commerciali, per esempio una fattoria che nel mese di ottobre è aperta per andare a fare la raccolta delle pumpkin, delle zucche per Halloween. Altra cosa, non guidate attraverso le strade in cui servono i permessi senza il permesso. Mi spiego, ci sono dei parchi nazionali o statali che sono delle strade, no? Attraverso le quali si può passare anche per motivi commerciali, non semplicemente per visionare il paesaggio. Però ci sono dei casi in cui se voi guidate e vi fermate anche solo per fare delle foto, siete considerati come visitatori del parco. E in quel caso occorre che abbiate un permesso, e il permesso si compra all'ingresso del parco. In alcuni casi non è estremamente visibile, quindi fate le vostre ricerche prima, identificate che tipo di parco è, se vi occorrono dei permessi, perché altrimenti capita che arriva il park ranger e vi dice no, fermi, dovete tornare indietro, andate a fare il pass e poi tornate. Un esempio, Big Bend Ranch State Park è uno di questi. Un'altra cosa, non sottovalutate le distanze, in America sono tantissime, non è che guardate la mappa, ah è subito qui. Per esempio tra Fort Stockton e Van Horn, che è sulla Interstate 10, quella che va da San Antonio a El Paso, poi a Phoenix, poi fino a Los Angeles, in quell'autostrada c'è un punto, uno stretch di quasi 200 km, 120 miglia, in cui non ci sono stazioni di servizio. Faccio benzina qui perché nei prossimi 200 km non ci saranno stazioni di servizio. Quindi magari voi siete in palla, state andando, non volete fermarvi, ma poi vi dimenticate che avrete 200 km di non gas stations. Quindi guardate sempre la mappa e informatevi prima, facendo un piano dettagliato e organizzandovi. Altra cosa, non fidatevi dello smartphone di AT&T, di T-Mobile o comunque dell'abbonamento che avete, perché in molte zone è possibile che il telefono non prenda. Quindi avete due opzioni: comprate una cartina nelle stazioni di servizio, ci sono quelle di carta, vecchie di una volta, oppure fate il download prima della mappa su Google Maps. Non dimenticate il cash, il denaro, il contante, perché nelle aree rurali spesso è possibile, anche in stazioni di servizio, che il cash sia l'unico modo per pagare e non accettino le carte di credito. L'America è moderna, ma in certe zone sembra molto più antica di quanto pensate. Altra raccomandazione, non guidate di notte nelle aree rurali. Se succede qualcosa, se vi si ferma la macchina, il telefono non prende, è davvero un disastro. Quindi fate i conti, specialmente nella stagione in cui il sole tramonta prima, di essere già la vostra destinazione finale per tempo. E l'altra cosa è di non fidarvi di quello che vedete su Google Maps necessariamente. Google Maps è un tool amazing, cioè potete già vedere la strada com'è prima, però non sono aggiornate, cioè ci sono dei casi in cui una strada può essere in costruzione o possono esserci tante altre cose. Quindi il mio consiglio è, ogni mattina prima di partire nell'hotel dove siete, nel motel dove siete o alla stazione di servizio dove vi fermate, prima di intraprendere il vostro percorso, chiedete se ci sono dei blocchi o dei problemi o qualcosa che dovete sapere sulla strada davanti a voi. Spesso le persone sono molto gentili e vi daranno una risposta. E detto questo, godetevi il prossimo road trip americano. Have a safe trip. See you guys.